Avvocato Michele Volpe, 41 anni, un giovane avvocato, ormai da anni sulla piazza di Aprilia. Una grande vittoria ottenuta nei giorni scorsi, ribaltando una sentenza da 10 anni di reclusione e 220 mila euro di sanzioni. E di un noto commerciante, Ferdinando Beghino, noto commerciante d'Aprilia, vecchia famiglia d'Aprilia, ottiene nei giorni scorsi, come abbiamo detto, un'assoluzione con formula piena. Allora, avvocato, intanto un avvocato quando ribalta una soga, come si sente? Beh, il nostro stato d'animo dopo la sentenza di primo grado è mutato, nel senso che abbiamo ribaltato la sentenza, ma abbiamo ribaltato anche il nostro stato d'animo. Ci siamo trovati dalle stalle alle stelle, abbiamo comunque ottenuto il risultato, non direi insperato, è un risultato che noi avevamo comunque voluto sin dall'inizio, eravamo convinti dell'innocenza del signor Beghin. Ci è cascato il mondo addosso quando nel 2011, insomma, iniziato insomma il processo di primo grado e conclusosi con la sentenza del 2015, Beghin è stato condannato a 10 anni di reclusione per delle accuse direi infamanti, sfruttamento della prostituzione, associazione per delinquere, ingresso di cittadini rumeni all'epoca e quindi extracomunitari nel territorio dello Stato. Abbiamo sempre comunque mantenuto la stessa passione nel processo, nel senso che non abbiamo mai comunque mollato. Io ero il primo a dire al Beghin che dalla prima battaglia persa poi avremmo vinto la guerra. Ebbene, grazie soprattutto alla composizione, ripeto, della Corte d'Assise d'Appello, che ha visto come giudice del relatore, finalmente un giudice che direi che le carte processuali le studia, le legge, come lo scrittore, insomma, del libro famoso come Romanzo Criminale o Suburra. Il Beghin è stato assolto nel merito con formula piena. La soddisfazione è tanta. Oh, di solito i titoli, questa è un'autocritica anche a noi giornalisti. In questo caso noi come Giornale Lazio non l'abbiamo mai trattato perché di solito non trattiamo questo tipo di caso, ma a noi sembra giusto che un cittadino apriliano, ma un cittadino italiano, quando venga assolto, gli venga dato più risalto di quando viene indagato. Ebbene sì, è normale, penso che comunque la notizia della condanna abbia maggiore eco rispetto a quella dell'assoluzione, però forse questo diciamo, interessamento da parte del vostro giornale può ridare al Beghin quella sua dignità morale e quindi può ripulire l'immagine del signor Beghin che è stata sporcata, ripeto, da queste accuse infamanti che non reggevano, non hanno retto dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello, nonostante il procuratore generale abbia chiesto anche in fase d'appello la condanna del Beghin e quindi la conferma della pena. Ripeto, ad oggi ci troviamo dinanzi ad una sentenza di assoluzione che ridà la dignità persa dal signor Beghin. Nel corso del tempo, oltre al processo penale, ci siamo visti dinanzi ad altre difficoltà, perché il signor Beghin gestisce un'attività commerciale e non poche volte è stato chiamato da parte delle banche per rientrare dei fidi, perché, sa, una sentenza di condanna per reati così gravi fa scalpore anche per quanto concerne anche nei confronti degli istituti di credito che danno credito all'attività commerciale del Beghin. Ebbene, dare credito a una persona innocente ma condannata in primo grado per accuse così infamanti lo può fare l'avvocato, ma non lo fanno le banche. E, diciamo, questa soluzione intanto riporta serenità in famiglia, riporta tante cose, ma le cose perse non ritornano più. Anche gli amici, anche. Ma qui c'è stato proprio un danno oltre che morale, anche materiale. Ma questo danno, chi lo risarcirà più? Il problema, la fortuna è stata che il signor Beghin, nonostante queste accuse, non ha fatto un giorno di carcere, nel senso che non è stato accolto da parte del pubblico ministero, da parte del GIP, la richiesta del pubblico ministero di custodia cautelare in carcere. Quindi il signor Beghin, a livello insomma di detenzione in carcere, non ha subito alcun danno. Certo, il danno c'è. Il signor Beghin gestisce, fino a poco tempo fa, ha gestito un'attività
importantissima, forse la prima della Baccheria di Aprilia, e ha comunque, si è visto costretto, insomma, a cedere la propria attività nel corso degli anni, anche perché a seguito di questa condanna avrebbe perso quei requisiti di onorabilità che avrebbero consentito al Pechin di ottenere la proroga delle concessioni. Quindi già questo è un danno importantissimo, ma poi abbiamo tanti altri danni collaterali che comunque non sono tangibili, ma che comunque hanno portato il signor Pechin nel corso del tempo anche a avere delle problematiche di salute. È stato affetto da un ictus nel corso degli anni a seguito della sentenza di primo grado. Sono cose che comunque noi non abbiamo detto a nessuno, non le abbiamo riferite neanche alla Corte d'Assise di Appello. Eravamo convinti dell'assoluzione del Pechin, abbiamo invitato la Corte a leggere le carte, ebbene, le intercettazioni telefoniche sono state interpretate secondo quella che è la logica del tenore letterale delle parole. L'importante è che in questo caso la giustizia ha trionfato, bisogna... Dobbiamo essere tutti fiduciosi della giustizia, perché se un giudice di primo grado, a livello comunque, diciamo, involontario, può sbagliare, c'è sempre un giudice d'appello che corregge il tiro. Quindi fidiamoci dei giudici, fidiamoci della giustizia e andiamo avanti, nel senso che comunque tutti possiamo incappare in un errore, ma se siamo, diciamo, fiduciosi e pertanto quindi ci rivolgiamo a comunque le istituzioni, in questo caso la Corte d'Assise d'Appello, abbiamo visto che comunque siamo stati assolti.